Buonasera, buonasera a tutti, grazie per la partecipazione, grazie a Teletrio, a Pasquale Picocelli, grazie ad Antenna Sud per la possibilità che date di poter vedere e sentire questa assemblea pubblica che riguarda il centro comunale di raccolta, una importante chicca che daremo al comune di Faggiano. Il primo dicembre apriremo il centro comunale di raccolta, che come sapete è quel posto dove si possono conferire tutto ciò che è comunque differenziato, plastica piuttosto che cartoni, in un centro comunale. Grazie al contributo che la Regione Puglia ha dato a noi, un contributo di 300.000 euro, che ci ha fatto fare questo centro comunale di raccolta, che rispetta tutti quelli che sono i requisiti ultimi di come deve essere fatto un centro comunale. Quindi, prima di passare la parola al vice sindaco, nonché assessore all'ambiente, volevo giusto ricordare alcune cose fondamentali per quanto riguarda il centro comunale. Il centro comunale resterà aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 7 alle 12. Questi sono i giorni che troverete una persona all'interno del centro comunale, dove si possono conferire quello che è la plastica, il cartone, come dicevo prima. Non si può conferire però l'umido, perché l'umido non si può conferire. A cosa serve, il centro comunale di raccolta? Perché noi a Faggiano comunque siamo serviti benissimo da parte dell'azienda Tecnoservice. Quindi noi chiamiamo il numero verde, qualsiasi cosa che abbiamo passano di casa e li vengono a raccogliere. Questo non cambierà assolutamente nulla. La differenza sta nel fatto che se il mercoledì passa la plastica e succede che il giovedì ho da fare qualcosa di particolare, ho accumulato tanta plastica, posso benissimo prenderla e portarla al centro comunale di raccolta senza nessun problema. Naturalmente possono recarsi al centro comunale di raccolta solo i residenti di Faggiano presentando la tessera sanitaria, il codice fiscale per poter identificare. Quindi io non vi dico altro se non quello di essere orgoglioso che diamo ancora una volta un nuovo servizio alla comunità, credendo e reputando che sia un servizio veramente importante per questa nostra piccola comunità, che comunque devo io ringraziare, perché comunque restiamo sempre uno dei paesi dove la raccolta differenziata ci permette di restare sempre ai primi posti per quanto riguarda la percentuale. Quindi grazie sempre al contributo di voi cittadini di Faggiano, che Faggiano gode di questa bella chicca. Quindi non mi allungo ancora di più, passo la parola al vice sindaco per entrare nei dettagli. Ringrazio Tecnoservice nella presenza di una delegata, che è colei che si interfaccia con noi per tutto ciò che riguardano i problemi afferenti alla raccolta differenziata. Grazie ancora per la partecipazione e passo la parola al vice sindaco Piera Pragnelli. Buonasera. Come aveva anticipato il sindaco, questa assemblea è per illustrare alla cittadinanza il nuovo servizio che proporremo, l'apertura del centro comunale di raccolta. Come ricorderete, qualche mese fa ci siamo lasciati con un'assemblea pubblica in cui abbiamo presentato il nuovo servizio della nuova ditta appaltante del servizio di igiene urbana, la Tecnoservice, perché purtroppo come sapete siamo costretti ad andare di gara ponte di 2 anni in 2 anni, e questo non permette né all'ente né alle aziende di realizzare delle economie di scala nella presentazione delle offerte di gara, ma purtroppo, ahimè, per la Regione Puglia ancora non è partito il servizio d'ambito, pertanto
ci eravamo lasciati con la presentazione del servizio da parte della Tecnoservice, avevamo promesso che ci saremmo rivisti per la presentazione del centro comunale di raccolta, che per noi insomma è una grande novità. Abbiamo, come diceva il sindaco, vinto un finanziamento pubblico di 300.000 euro per la realizzazione di questo centro comunale di raccolta con tutti i crismi e i dettami di legge, e adesso dal 1 dicembre il centro comunale di raccolta sarà aperto al pubblico. Pertanto ogni cittadino potrà conferire negli orari, nei giorni diversi da quelli che sono la raccolta porta a porta, quindi rappresenta veramente un arricchimento del servizio, una utilità in più, in quanto il cittadino potrà liberarsi di tutte le frazioni differenziabili, la carta, la plastica, piuttosto che il vetro o i piccoli scarti di legno, potrà liberarsi di tutte queste frazioni nei giorni diversi da quelli che sono la raccolta differenziata. Naturalmente il servizio porta a porta rimarrà invariato. La stessa cosa potrà essere anche per gli ingombranti, piuttosto che i piccoli elettrodomestici, i RAE, quindi le attrezzature elettriche o elettroniche. Il cittadino potrà conferirli direttamente presso il centro comunale di raccolta, lì ci sarà un operatore specializzato che accoglierà il pubblico e potrà dare loro tutte le dritte del caso, piuttosto che prenotare. Per chi non può recarsi direttamente, può continuare a prenotare il ritiro comodamente da casa. Ricordo che qualora il numero verde doveste trovare il numero verde, la linea intasata, perché comunque la Tecnoservice ha diversi comuni, possiamo prenotare il ritiro direttamente online sul sito della Tecnoservice. Per chi non fosse insomma addetto ai lavori, ricordo sempre che gli uffici, gli amministratori sono a disposizione qualora qualche cittadino non fosse avvezzo con gli strumenti informatici. Quindi dicevo, un centro comunale di raccolta che rappresenta una pubblica utilità perché è un servizio coadiuvante alla raccolta differenziata, perché ci permetterà di aumentare ancora di più la percentuale, gli obiettivi della raccolta differenziata. Oggi che la raccolta differenziata per noi è a regime, siamo partiti con la raccolta differenziata spinta nel 2014, abbiamo imparato, abbiamo ottenuto tantissimi risultati. Ricordo che non è una cosa scontata fare la raccolta differenziata, ci sono dei comuni dove ancora non è partita la raccolta differenziata e questo determina delle sanzioni per i comuni. Molto spesso abbiamo immaginato, pensavamo che la raccolta differenziata significasse riduzione della bolletta della spazzatura, della Tari. Purtroppo non è sempre così, perché i costi dello smaltimento degli impianti sono andati via via aumentando e questo rappresenta un costo per il comune che viene ribaltato poi in bolletta per i cittadini. Ricordo sempre che il costo dello smaltimento è passato da 50 euro a tonnellata a 180, quindi più del triplo, e questo ha determinato l'aumento del costo del servizio. Però fare la raccolta differenziata è un impegno prima di tutto ambientale, un impegno che noi abbiamo per il nostro paese, per l'ambiente, per il mondo, per quello che lasceremo alle generazioni future. E quindi dicevo, ci sono dei comuni dove ancora la raccolta differenziata non è partita. Per noi è ormai è la normalità, raggiungiamo punte dell'80% di raccolta differenziata. Ottobre è stato chiuso con il report della Tecnoservice con una percentuale di raccolta differenziata che si è attestata sul 78,5% di raccolta differenziata, e l'Italia è una delle migliori nazioni nell'Unione Europea per quanto riguarda i risultati raggiunti in materia di raccolta differenziata. La Puglia si attesta al 58%, è migliorata in questi ultimi anni, e devo dire che Fagiano, in controtendenza con il Sud, perché il Sud non era molto avvezzo alla raccolta differenziata come i paesi del Nord, che lo facevano anche prima che diventasse un obiettivo, e Fagiano invece si attesta sopra la media richiesta dagli obiettivi europei. Quindi dicevo, oggi la raccolta differenziata per noi non è più un obiettivo, ma è lo strumento attraverso cui possiamo raggiungere i nuovi obiettivi europei 2030 che sono stati imposti
proprio dall'Unione Europea a tutti gli Stati membri, proprio perché ci si è accorti, adesso è più alta l'attenzione ai temi ambientali. Non da ultimo in questi giorni si è tenuta a Sharm el Sheikh la conferenza delle Nazioni Unite sulle tematiche dei cambiamenti climatici, perché oggi quanto più che mai l'attenzione è alta per i problemi climatici, per l'ambiente, e quindi bisogna cercare di fare tutto il possibile per cercare di evitare di arrecare ulteriore danno all'ambiente, alla natura, al mondo, perché poi tutti questi danni si ripercuotono, si ritorcono contro di noi. Quindi dicevo, l'obiettivo del 2030 dell'Unione Europea è quello proprio di produrre rifiuto zero, di arrivare a una produzione di rifiuto zero, di ridurre al minimo la produzione di secco residuo e di poter recuperare, riciclare il massimo dei materiali. L'obiettivo fissato è quello del 70% del riciclo dei materiali, che significa, visto che comunque non tutto quello che conferiamo della raccolta differenziata è ottimo, diventerà subito il 100% di materiale riciclato. Quindi raggiungere il 70% di materiali riciclati significa almeno totalizzare un 80% di raccolta differenziata, perché c'è sempre uno sfrido. E questi obiettivi ci permetteranno di raggiungere le best practice, le buone pratiche, detto in italiano, dell'economia circolare. Si sente tanto parlare dell'economia circolare, che il cerchio si deve chiudere. Gli obiettivi quali sono? Quelli di evitare di produrre rifiuti. Nella scala gerarchica dobbiamo evitare di produrre rifiuti. Se siamo proprio, quindi il secco, se si dovrà produrre rifiuto, quantomeno dovrà essere un rifiuto che potrà essere recuperato, per recuperare i materiali, dare una seconda vita ai materiali, riciclare i materiali, perché riciclare il materiale permette di risparmiare energia. Produrre un nuovo materiale significa consumare petrolio, consumare energia elettrica, consumare denaro. È un concetto economico, mai come in questo periodo che il costo dell'energia è arrivato alle stelle, sappiamo quanto possa essere dispendioso. E al solo in ultima analisi smaltire il prodotto in discarica, perché oggi i nuovi impianti di smaltimento permettono anche il recupero di energia, quindi cercare dal rifiuto di ottenere il massimo, proprio per evitare quanto più possibile di produrre rifiuti, perché smaltire il rifiuto costa. Ho detto prima, da 50 euro siamo passati a 180 euro dal costo dello smaltimento. Quindi nell'economia circolare si cerca di riutilizzare, riciclare, riutilizzare il materiale, dare al materiale, ai prodotti, una seconda vita. E nell'ottica dell'economia circolare un problema sarà anche quello di realizzare, utilizzare materiali che possono poi essere riciclati. Quindi non è soltanto un problema quando il prodotto non mi serve più, lo butto, lo devo smaltire piuttosto che riciclare, ma oggi il problema è anche utilizzare materiale sostenibile che può essere riciclato, che altrimenti diventerà un problema prima di tutto ambientale, perché dovrà essere smaltito, e poi rappresenta anche un costo economico, perché dobbiamo ricomprare il materiale, smaltire, un problema economico. Quindi è quanto mai importante dare una seconda vita ai materiali, perché diventino nuova materia prima seconda. In tutto questo, in Puglia noi scontiamo, l'abbiamo sempre detto, un gap impiantistico, perché molto spesso gli impianti, cioè una penuria di impianti pubblici, gli impianti che ci sono pochi, se ne parla ormai da diversi anni. E nel nuovo piano regionale dei rifiuti, Ager e Regione Puglia si sono programmati, si sono un po' prefissati degli obiettivi e hanno progettato di realizzare dei nuovi impianti per i diversi rifiuti che si producono.
proprio perché il ciclo dei rifiuti si chiuda e perché ogni regione, ogni territorio sia autosufficiente. Lì dove si produce il rifiuto, lì poi dovrà essere recuperato, riciclato, smaltito, proprio per evitare che i nostri rifiuti vadano al nord oppure che i rifiuti del nord vengano al sud, nella terra dei fuochi, e da oltre il danno anche la beffa, perché oltre al costo dello smaltimento che è alle stelle si aggiungerà al costo dello smaltimento anche il costo di trasporto a tonnellata, e quindi questo costo poi si ribalta inevitabilmente in bolletta. Quindi riciclare oggi significa anche recuperare, risparmiare energia elettrica. Faccio soltanto un piccolo esempio che ho letto in una slide in un convegno e che ho ritenuto particolarmente interessante. Solo il recupero del vetro e della plastica in un anno hanno determinato il risparmio di 300 milioni di euro. Quindi veramente oggi i rifiuti ci permettono, diventano una componente importante, e se facciamo bene la raccolta differenziata, quel rifiuto può diventare un elemento importante nell'economia per permettere di risparmiare, soprattutto oggi che il costo dell'energia è arrivato alle stelle. Io chiudo il mio intervento e passo la parola a Paola, la dottoressa di Tecnoservice, che è qui per illustrare meglio il servizio, e possiamo poi eventualmente fare delle domande a lei. Grazie al sindaco e vice sindaco, è lodevole quello che avete fatto, perché un centro comunale di raccolta all'interno di un comune è un ulteriore servizio, una risorsa preziosissima per i cittadini. Non in tutti i comuni è presente insomma questo tipo di servizio aggiuntivo, e permette veramente all'utente di poter smaltire più velocemente i propri rifiuti senza dover aspettare il ritiro a domicilio, che comunque resterà presente come insomma, mezzo per potersi disfare dei rifiuti. Però diciamo che attraverso il centro comunale di raccolta è possibile recarsi e quindi poter portare il materiale per far sì che possa essere smistato e quindi recuperato. È stata realizzata questa brochure, che sarà presente, mi diceva il sindaco, all'interno del comune, quindi chi vorrà potrà venire a ritirarla, verrà diffusa anche sui social, sul nostro sito www.tecnoserviceitalia.com, quindi chiunque potrà insomma recuperarla e andare a leggere quelle che sono le tipologie di rifiuto che potranno essere conferite all'interno della struttura, gli orari di conferimento e poi il regolamento da dover seguire. Sono delle piccole regole che sono comunque importanti da seguire all'interno di questo centro. Una su tutte è quella di conferire esclusivamente i materiali che sono menzionati all'interno dell'elenco. È importante recarsi al centro comunale di raccolta con i materiali già differenziati. Non è possibile portare tutto insieme, mischiare tutto insieme, ma questo sia perché all'interno del centro comunale di raccolta un po' si prosegue quello che si fa a casa, no? Separare i rifiuti per far sì che questi possano essere recuperati e riciclati, ma anche per velocizzare le azioni all'interno del centro stesso. Immaginate una persona che comunque sosta all'interno del centro, perde tempo per smistare tutto, e tanti altri utenti che hanno insomma la stessa esigenza sono costretti ad aspettare. Quindi è importante portarli già differenziati. È importante anche seguire le indicazioni del personale addetto all'interno del centro stesso, così come la segnaletica che sarà comunque presente all'interno della struttura. Non è possibile accedere chiaramente all'interno del centro al di fuori di quelli che sono gli orari di conferimento. La struttura è comunque videosorvegliata e quindi sarà assolutamente vietato abbandonare i rifiuti all'esterno, perché ci saranno delle sanzioni per i trasgressori.
Questo centro, e mi voglio collegare a quello che il sindaco e il vice sindaco hanno detto, è importantissimo proprio per andare a debellare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti. Immaginate, tanta gente non fa altro che caricare la propria automobile di qualunque cosa, di qualunque rifiuto, e abbandonarla in campagna, quando invece a pochi passi dal comune, insomma, sarà possibile recarsi e in tutta sicurezza poter lasciare questi materiali. Abbandonare i rifiuti è un reato, è un danno all'ambiente, ma è un danno anche alle nostre tasche, perché, come diceva giustamente il vice sindaco, questi abbandoni si trasformano poi in materiale che dovrà finire in discarica, e visto che i costi si sono triplicati è importante anche cercare proprio di debellare questo fenomeno, per far sì che la percentuale di raccolta possa continuare a crescere e che possiate usufruire di tutte quelle agevolazioni che poi la Regione può offrire, insomma. E la raccolta differenziata oggi più che mai è veramente fondamentale, perché da quello che si sente soprattutto in televisione le condizioni climatiche, le condizioni ambientali sono fortemente condizionate da quello che noi stessi abbiamo prodotto e realizzato sul nostro pianeta. Dobbiamo smaltire i rifiuti, non possiamo più accumularli, non possiamo più far sì che vadano a finire in discarica, ma dobbiamo fare qualcosa. È fondamentale, ne va per la salute, la nostra salute, e per la salute dei nostri figli, perché tutti vorremmo lasciare, no, a chi ci succede un mondo migliore, pulito. Questo sta diventando sempre più difficile, però non è impossibile. Possiamo seguire delle regole, possiamo rispettare delle regole semplici per far sì che i rifiuti possano essere ridotti. Possiamo innanzitutto prestare attenzione quando andiamo a fare la spesa al supermercato, prediligere quei materiali che possono essere appunto riciclati, perché quando facciamo la spesa, è inutile dirlo, noi acquistiamo i rifiuti. E se facciamo la raccolta differenziata ci rendiamo conto veramente di quanta plastica noi andiamo ad acquistare. Per esempio, la plastica è uno di quei rifiuti che veramente riempie prima di tutti il contenitore, il sacco, insomma. Quindi cercare di acquistare meno rifiuti possibili, cercare di adottare delle regole sane, portarsi le shoppers da casa, riutilizzare eventuali contenitori che magari non sono stati acquistati, e quindi piuttosto che buttarli possiamo cercare di recuperarli. Insomma, rispettare queste regole per fare in modo che le condizioni, insomma, ambientali possano migliorare. È una piccola parte che noi possiamo fare, perché certamente ci sono tanti altri fattori che hanno contaminato e che continuano a contaminare, però se ognuno di noi facesse la propria parte sicuramente le cose potrebbero andare nettamente meglio. Quindi questo mi sento di dire. Voglio ricordare per l'ennesima volta gli orari i giorni di apertura del centro comunale di raccolta, che sono lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8 alle ore 12, il giovedì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 7 alle 12. All'interno della Tecnoservice io mi occupo da anni ormai di comunicazione, di marketing, e non solo svolgo incontri con i cittadini, ma mi occupo anche della sensibilizzazione all'interno delle scuole. E proprio oggi abbiamo presentato in comune un progetto che poi porteremo anche all'attenzione del dirigente scolastico, per far sì che anche i più piccoli possano partecipare attivamente a queste trasformazioni, possano conoscere che cos'è un centro comunale di raccolta, e anche giocando possano sviluppare quell'animo ecosostenibile che tanto serve, insomma, in questo periodo storico. Grazie. Siete stati esaustivi. Dobbiamo accendere. Ovviamente. No, non accendiamo. Prova.
Buonasera, io mi chiamo Pietro Di Pietro. Vi spiego giustamente a livello mio, ringrazio giustamente il sindaco e messo insieme l'amministrazione che ci informa e ci dà spiegazioni sul rifiuto. Però, almeno a mio avviso, mi spiego, ripeto, a mio livello, se stiamo facendo la raccolta differenziata, la regione Puglia, siccome se non ho capito male, certamente, la legge ha giustato un po', aveva detto che ci sono paesi anche ancora oggi che ancora non partecipano alla differenziata, ma questa l'Italia rimane sempre e rimarrà sempre una carta straccia, strazzata, come voglio spiegare, o la legge è uguale per tutti, eppure si legge al tribunale italiano, la legge è uguale per tutti. Se la Rocca, Paggiano, Pulsano, San Giorgio, fa la differenza, non per criticare, per come reagisce le leggi italiane, parlo io. Che la legge italiana è per me e anche per il titolo. Con Lizzano, usiamo Lizzano, non va male. A che cosa serve che io di Lizzano piglio la busta o piglio la gomma? O piglio pure San Pietro, scusate l'espressione, e voce nel Pietro di Paggiano, o di Bussano, o della Roma. Chi causa al mente, forse, mi dia qualcuno, pago la 100 euro, ma io non ho soldi, nel esempio faccio io, caricamento, scappare 100 euro, ma l'inquinamento non ha il fumo, l'inquinamento, tutto il tipo. No, non ha qualche porta che si chiude per media e non la sento o non la vedo. Non ha porte l'atmosfera. L'atmosfera per me è una. Allora la legge o funziona per l'Italia, ma è inutile che facciamo il discorso che risparmiamo. Risparmio io, risparmio tu. Qui in Ronda di Spagna, a che ha servito tutta questa propaganda? Per me è una propaganda sociale, ma non che è una legge sociale. Per me, come cittadini italiani che pagano le tasse. Siccome io non pago le tasse, e mi sono preoccupato, poi che arriva la tredicesima, non salto sulle tasse a dove paghiamo prima. Perché invece in Italia abbiamo famiglie povere, reddito della cittadinanza, giovani disoccupati, e io non ho tutti i figli. Io ho lavorato, io sono sopravvissuto, 30 anni fra coveri e altri posti, 30 anni, meno 4 anni. Pago e ho pagato sempre, però ho dato tutti i miei. Dunque, debito pubblico e stipendio di gente. No, stamattina mi prolungano poco, anche che, però si allaccia anche alle tasse il discorso. Addirittura ne parlano che se si sposano avranno 20.000 euro. Allora in questo punto che abbiamo fatto per loro. Poi si sposa Salvini e Di Maio. Come fece lo sposamento che penserà la cittadinanza? Allora qui diamo pure l'onorevole cittadinanza, come lo sta, e sarà ancora la vita. Perciò, pur di sopravvivere, la legge, se è legge per me, non è che sia nessun avvocato. La legge è fatta a differenziare e per l'Italia o per la Repubblica o per la provincia sarà fatto 70. È lui che ha deciso, ma la legge che come farà niente. Però l'inquinamento, se non lo faccio io, faccio
e stiamo punto e a capo. Scusate, grazie. Ci sono altri interventi? No, grazie, siete stati completi, quindi inutile fare domande, basterebbe avere un po' di buon senso. Grazie. Si sa che rispondendo Piero, non te ne andare, senti, no, che dobbiamo rispondere. Rispondendo velocemente all'amico e compagno, e chi, quei comuni che non fanno la raccolta differenziata ancora sono puniti con l'ecotassa, cioè a loro viene applicata dalla Regione Puglia un'ulteriore tassa che è insomma abbastanza altina, si attesta anche a 30 euro a tonnellata. Pertanto questa ecotassa i comuni la ribaltano in bolletta ai cittadini. Pertanto chi la fa quantomeno si risparmia questo ulteriore costo. E poi quei comuni che non raggiungono la percentuale della raccolta differenziata imposta, che adesso l'obiettivo è quello del 55%, quindi noi che arriviamo al 78% siamo detti comuni ricicloni, non possono partecipare ai finanziamenti pubblici. E da qui mi allaccio al fatto che il nostro centro comunale di raccolta, come diceva prima il sindaco, è un centro comunale di raccolta all'ultima, all'avanguardia, in quanto gli impianti che vi sono degli impianti nuovissimi, è un posto videosorvegliato, pertanto i trasgressori, qualora qualcuno dovesse abbandonare dei rifiuti, saranno multati, così come all'interno del paese sono state dislocate delle fototrappole e il comando della Polizia Municipale sta elevando delle sanzioni ai trasgressori, perché poi si individuano i colpevoli, che sono anche molto spesso, come diceva l'amico, persone di fuori paese che vengono a lasciare delle buste qui da noi nelle campagne. Purtroppo certe volte succede che siano anche dei concittadini. E quindi dicevo, il nostro centro comunale di raccolta gode anche di impiantistica nuova, attrezzatura nuova, che non solo fa parte del finanziamento del centro comunale di raccolta, ma che abbiamo aggiunto partecipando ad altri finanziamenti. Abbiamo partecipato ad un finanziamento del PNRR per quanto riguarda uno strumento di compattatore per non ridurre il volume dei rifiuti. Abbiamo partecipato a un altro finanziamento statale della mangia plastica, quindi per arricchire quello che è l'impiantistica di questo centro comunale di raccolta. Come diceva prima, come anticipava il sindaco, tutte le frazioni potranno essere portate al centro comunale di raccolta, lì fuori che il secco e dell'organico. Il secco per ovvi motivi, perché dobbiamo cercare di ridurre la produzione di secco residuo e non di aumentarla. Se lasciassimo le porte aperte al secco, naturalmente magari ognuno di noi si libererebbe un po' troppo dei rifiuti. Quindi non si può conferire il secco residuo e non si può conferire l'umido per problemi di produzione di percolato, del liquido che si rilascia, che rilascia l'umido, e quindi per la raccolta di questo percolato e per problemi odorigeni che poi genererebbe nella zona limitrofa dove insistono delle attività agricole e commerciali. Quindi per evitare questo problema non viene conferito l'umido. Gli orari sono abbastanza variegati, insomma le mattine e anche una giornata di pomeriggio più il sabato mattina, proprio per permettere a chi lavora di poter trovare uno slot, una giornata utile per potersi recare. Tu volevi aggiungere qualcosa? Volevo giusto rispondere all'amico Pietro. Qualora invece facessimo tutti come quelle persone che prendono i rifiuti da un altro paese e li portano a Faggiano piuttosto che un altro paese, saremmo sommersi dai rifiuti. Ma per combattere questo, noi nel paese, in campagna, in alcuni posti
strategici, abbiamo installato delle fototrappole che stanno facendo le fotografie, quindi stiamo anche combattendo questo tipo di fenomeno di maleducazione. Che guardate, è brutto dire queste cose, perché basta che tutti quanti, no, mettessimo in piedi il buon senso, che è la cosa fondamentale, cioè voglio dire, passano da casa a raccoglierci il rifiuto, ci sono in tanti comuni i centri comunali di raccolta, è chiaro che, no, dovremmo tutti quanti ragionare che il territorio non è del sindaco, non è dell'amministrazione, non è di tutti, quindi se tutti quanti, no, lo sappiamo mantenere, sicuramente la cosa è buona per tutti. Quei comuni che purtroppo ancora non fanno la raccolta differenziata, lo diceva bene Piera prima, cioè quelli pagano 30 euro in più a tonnellata, più pagano, se non arrivano al 65% di raccolta, pagano altri soldi, che non paga il comune, attenzione, pagano i cittadini. Ecco che in quei casi dovrebbero essere gli stessi cittadini a dire: caro comune, ma perché non facciamo la raccolta differenziata? Perché Pier, immagina un'altra cosa, no? I cassonetti, mentre per quanto riguarda la plastica, il vetro e i cartoni, diciamo che tra quello che porti e quello che dovrebbero darti come ristoro, non paghiamo niente. Però il peso che le bottiglie nei contenitori, nei cassonetti, se ci metti all'interno le bottiglie di vetro, quelle li paghi come peso. Quindi sarebbe, cioè, oltre al danno, anche la beffa. Ecco che ritorno a dire che ci deve essere da parte di tutti quanti i cittadini una certa responsabilità. Noi là abbiamo avuto 300.000 euro, quel centro comunale la corrente la prende dai pannelli solari, abbiamo un impianto di videosorveglianza con 8 telecamere che la polizia locale controlla. È chiaro che c'è sempre lo stupido che ci andrà a buttare la busta in mezzo alla strada, però questo, ripeto, deve essere il nostro buonsenso a farci iniziare a ragionare in termini di ambiente, specialmente noi della provincia di Taranto, che abbiamo dell'ambiente, voglio dire, Ilva ci insegna, Eni, Cementir. Quindi se non siamo noi i primi a tutelare l'ambiente, voglio dire, ci siamo presi il dosso collinare, perché per Fagiano è un polmone, proprio per mantenere. La cultura non è il cittadino, la cultura è chi comanda il cittadino, chi rappresenta le forze, la materia. In che senso? Il comune è fatto da un'amministrazione? Non funziona, se non funziona la differenziale, vuol dire lasciamo perdere che pagano in più. Qual è la cultura? L'equipamento è di tutti, per dire, a me e a te e a voi. La questione, per eliminare chi è vero il quadro differenziale, che al 90% ho convinto io, che deve comunque eliminare con la differenziale, la faccia ancora, anche con le gomme, purtroppo, qualsiasi cosa, più si mangia, fa poco gomme. Qua noi andiamo in giro. Il 90% è gomme. Oppure non è vero, la busta, come non mi ha spiegato, la busta delle regole, le regole. Mi diamo il cerotto, ho avuto lì, lui sta quasi in vita a vuol dire, io. Comunque, poi abbiamo anche la regione, non è tutti che entro che hanno affidiato il cassesso, non è la legge che la legge dice, ha fatto la legge per la me, è una la legge, la va rispetta tutte, e non è la qua uccida il comune, paio di più. Capaglio di più, ma tranquillo lo stesso, a che fermo tutto, tu faccio in genere. O la mando per la tutte, o mi si dice, o ti viene da Venezia, o ti mangi da Venezia. Lo so, però... Allora non funziona la legge, non il comune. Il comune è un soggetto della legge, ma non è che rappresenta la legge, ma c'è applicata la legge, ma la legge non la paga il comune. Sì. Ma quando vuole tu dici, è l'altro quando va lì. E vabbè, quando un pubblico può dire, per una parte che va una donna, tu sai, quindi si va al termine. Visti questo, l'inquinamento, comunque, ripeto, ti pezzi da una casa, è di più tutto l'inquinamento. Non è che ti qualche pezzo. Io non mi metto che qua, ma non è qua, mi
Chi dire che può anche dire? Oggi la citiamo tutti. Vabbè. Se non ci sono altri interventi, ricordo che siamo sempre a disposizione qualora dal pubblico, insomma, arrivassero delle critiche, dei suggerimenti. Siamo sempre a disposizione per ascoltare. E, qui in comune è disponibile la piccola brochure, il Vademecum, che abbiamo realizzato con un semplice allegato in cui sono descritti i materiali che possono essere conferiti e le quantità. Naturalmente non c'è limite a quelle frazioni che sono riciclabili, quindi la carta, la plastica, il cartone, il vetro, tutto quello che è riciclabile si può portare senza limite. E ci sono gli orari, sono esposti gli orari e poi la piccola guida che è tratta dalla delibera del regolamento comunale. Una versione in PDF sarà pubblicata anche sulla pagina del comune e sarà anche prodotta online sulla pagina Facebook. Rimaniamo a disposizione qualora vi fossero delle necessità. Sì, anche le batterie possono essere conferite, le batterie auto. Quello che possono fare e quello che non possono fare. Alla prossima consegna delle buste, perché purtroppo il collaudo l'hanno fatto pochi giorni fa del centro comunale, che noi le volevamo consegnare insieme alle buste dell'unico, quindi avremmo voluto fare, però poi vediamo come meglio le possiamo fare. Recapitare. Se le più facilmente non sarebbe male, prima che arrivi la. Con la speranza che i volantini possano essere inseriti eventualmente nella buca lettere e non a terra, perché un fenomeno diffusissimo è quello di trovare i volantini gettati per le strade, poi i volantini si sfogliano, si aprono e diventano veramente uno scenario disordinato nelle nostre strade. Vi ringrazio tutti per l'attenzione. Il sindaco, se vuole chiudere. Sì, innanzitutto grazie. Grazie a voi per la presenza, grazie a Tecnoservice e soprattutto grazie a Pasquale Ficocelli, a Teletrio, per la possibilità che dà a tutti i cittadini di poter sentire quello che è la comunicazione che l'amministrazione deve dare ai cittadini. Naturalmente noi siamo sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, siamo sul comune, sia noi amministratori che i dipendenti. E nulla, vi auguro una buona serata e qualora non ci dovessimo incontrare vi auguro buone feste, spero comunque di incontrarci.